Ciao! È possibile che sia successa una cosa? Tipo, sono due. Ma com'è che mi sono ritrovata in questa situazione? Cosa farò con questi due alberi di Natale? Questa è la domanda. Allora, posso spiegare? Inizialmente, con ordine. Dicembre scorso, che è stato il primo dicembre in cui facevo i vlog, ho deciso di fare i vlogmas perché a me piace guardare i vlogmas degli altri e quindi ero super contenta e ho detto: "Ah, faccio i video di Natale!" Ho preso il mio primo albero di Natale nella casa nuova, ho fatto i biscotti natalizi, meraviglioso. Già l'anno scorso però ho pensato, per l'anno prossimo mi devo organizzare meglio, cioè me lo programmo le attività che voglio fare a tema natalizio, così giro i video con calma. Non solo non è successo, ma in realtà ho messo proprio da parte l'idea di fare i vlogmas. Uno, perché sono in ritardo con i vlog classici e quindi devono uscire i vlog classici, perché altrimenti, cioè, le robe che sono successe a voi vi arrivano troppo in ritardo. E l'altra cosa è che non ho la macchina, cioè detto in macchina, nel senso che sto aspettando la macchina nuova. Questa è da rottamare, cioè io la sto portando in giro, povera Gioia, solo perché non posso tipo andare in palestra a piedi o andare a comprare l'acqua a piedi. Ci sono delle cose che non riesco a fare, ma tipo qui intorno a casa mia, non è che vado chissà dove, perché è lì che sta a tirare le cuoia la mia macchina, quindi non posso andare a comprare l'albero di Natale. Quindi ero rassegnata: niente albero di Natale, ma i giorni passano. Oggi è esattamente il giorno in cui per tradizione si fa l'albero di Natale e la mia mente autistica non riesce a farsi una ragione del fatto che non avremo l'albero di Natale quest'anno. Cioè, finché abitavo in case condivise, non so come, forse non c'era il soggiorno, non c'era l'idea di casa, non riuscivo a farmi una ragione di questa cosa. O perché pensavo l'albero di Natale è a casa mia, che è casa dei miei, e quindi non qui. Adesso che non esiste casa dei miei e che io ho la mia casa qui e l'anno scorso ho fatto l'albero di Natale, non è possibile! No, non si può fare il Natale senza l'albero di Natale. Non sono in grado. Non. E oggi lo ripeterò, è ancora, è sempre, è per tutto il giorno in cui tradizionalmente si fa l'albero di Natale. A casa mia, perlomeno. Quindi adesso faremo questa cosa. E non succederà niente? No, aspetta, riformuliamo. Adesso facciamo questa cosa che mi sento perfettamente sicura di fare perché l'ho già fatta, quindi si può fare. Che differenza farà farla anche quest'anno, anche se la mia macchina ha semplicemente 12 mesi in più? Si può fare. Succederà che andrà tutto bene. Senza nessun intoppo io tornerò a casa con il mio albero di Natale. Però poi, no, vabbè, parliamone, sono gli ultimi, non ce ne sono più. Ciao, è buio perché sono nel parcheggio coperto dell'IKEA. Ok, parliamo quando torno a casa, perché in questo viaggio ho fatto delle importanti considerazioni. Importanti non è vero. Arrivata a casa. Allora, quello che è successo è, un attimo, io pensavo di poter fare a meno dell'albero di Natale e questa mia illusione, chiamiamola con il suo nome, questa mia illusione è andata avanti più o meno fino a martedì, il giorno in cui ho parlato con un mio amico autistico. Siamo arrivati alla conclusione che non si può fare a meno dell'albero di Natale. Diciamo che mentre andavo all'IKEA a prendere sto albero di Natale, ho realizzato che stamattina io mi sono svegliata alle 4:30 del mattino con l'idea che non volevo accettare, ma con l'idea che sarei andata all'IKEA. Ora, il problema qual è? Che se io avessi accettato questa cosa, e cioè che non posso fare a meno dell'albero di Natale un po' di tempo prima, avrei potuto andare all'IKEA. Sarei potuta, sempre avrei, sarei, ho sempre delle difficoltà. Comunque sarei andata all'IKEA prima, perché oggi c'erano quattro alberi, uno più runcino dell'altro, e quindi niente, il mio albero di Natale fa
fa schifo, è brutto, è mezzo secco già. Però torniamo lì, tanto è secco, quindi almeno lo addobbiamo. Ci facciamo un albero di Natale, visto che tanto ormai. Sulla questione albero finto, albero vero, perché lo so che ogni anno, anche con questo mio amico, siamo arrivati a questa cosa qua. Io sono per l'albero vero, è più ecologico, chiaramente se è allevato, no, se è coltivato in maniera sostenibile, è smaltito in maniera sostenibile. Perché? Ma anche perché io non mi sento di fare un commitment, nel senso, l'albero finto va bene se lo usi 10 anni, perché è fatto di plastica e quindi di petrolio e quindi c'è un processo industriale per produrlo. E quindi inquina, però poi va anche smaltito. Fai che ammortizzi l'impronta ambientale di un albero di plastica in 10 anni. Questo significa che ognuno di noi avrà quanti? Almeno 3 alberi di Natale, cioè prima sono quelli dei tuoi, o comunque, boh, non so, 3-4. Se va bene, 4 alberi di Natale finti nella vita, che immagina moltiplicati per tutte le persone che ci sono nel pianeta, vanno comunque prodotti, smaltiti e inquinano. Mentre l'albero di Natale, mentre cresce, fa il suo lavoro di albero. Sì, la deforestazione per fare i campi di alberi di Natale. Sì, sì, però sono alberi. vabbè, non lo so, è molto difficile. Comunque, piantiamo altri alberi. E d'altra parte torniamo lì, anche pianta l'albero con coscienza, non andare a piantare alberi anche lì, non andare a piantare alberi a caso perché stai distruggendo un ecosistema. Cioè, se io mi metto a piantare un abete alpino in pineta dove ci sono i pini marittimi, cioè anche la riforestazione deve avere una considerazione, un senso, quindi facciamolo fare a chi lo sa fare. Questa riforestazione ad caso, no, anche no. Quindi ho preso il mio alberello secchino. Quello che ho fatto, siccome appunto ce n'erano pochi, sono corsa a prendere l'alberello e poi ho pensato, ho talmente tante cose da fare che io adesso dovrei tornare a casa, non posso andare a farmi un giro all'IKEA. E infatti sono tornata subito a casa. No, Manuela! No, ho fatto una cosa! Anche questa volta. Forse chi ha visto i miei video precedenti, c'è un video in cui io corteggio questo orso di peluche dell'IKEA. Ve lo metto qua e qua. Sono tentata anch'io. Guarda, è la seconda volta che vengo, ogni volta che lo vedo, me lo devo portare a casa. Abbraccialo. Ciao! Sì. Ciao! Sono entrata mica per no, ma no, non sono entrata per lui, sono entrata perché avevo bisogno di un tappetino per mettere i piedi quando scendo dal letto e vado in bagno la notte, perché ogni volta mi ghiaccio i piedi e questa cosa è una cosa che sta andando avanti da anni. Finire, cioè ho arredato la casa, il comfort, la meraviglia, la accoglienza calda e della mia casa, ma di notte metto i piedi nel gelo e quindi volevo comprare un tappeto e ho trovato un tappeto, a parte il fatto che c'erano i tappeti di pelle di pecora che avevano odore di pecora, parliamone, se non avete mai sentito l'odore di pecora potete sentirlo all'IKEA nei tappeti di pelle di pecora. Anche no! E quindi ne avevo trovato uno sintetico ammorbidissimo, io, cioè non c'è niente da fare, io ho il tatto. Cioè addirittura nella relazione della valutazione del riconoscimento della condizione autistica c'è interessi sensoriali peculiari. Perché le cose, le texture sono il mio stimming preferito, credo che sia abbastanza evidente. E quindi avevo trovato un tappeto per mettere i piedi molto molto morbidoso. Però tra il tappeto e il antiscivolo da metterci sotto veniva 25 euro. L'orso ne costa 30. Sono rimasta fino all'ultimo momento nel pensiero, ok, siccome me lo porto dietro, ogni volta che vado all'IKEA me lo porto dietro quest'orso. E quindi sono arrivata fino alla fine della cassa e ho detto, vabbè, adesso lo abbandono. E poi ho pensato, ho trovato un tappetino che costava tipo 4 euro.
E ho detto, aspetta un secondo. Se il tappeto di qualità mi costa 25 euro, ma ne trovo uno a 5, io non prendo il tappeto e prendo l'orso. Una questione di priorità. 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 E quindi niente, abbiamo finalmente compiuto 43 anni e possiamo comprarci il peluche da sole. Perché devo rinunciare? Perché io non sono d'accordo con il fatto che i peluche siano qualcosa di infantile, anche se me l'hanno fatto credere tutta la vita. Io alla mia età mi rifiuto di credere questa cosa. Non so come fare, vado ad andarmene adesso. Devo andare a sistemare l'albero di Natale e poi ho anche delle altre cose da fare per oggi. Non mettiamo al muro questa parte qui che comunque secca lo stesso. Però siccome è secco e anche un po' muffito. allora ho pensato tutto il tempo, vabbè, ci spruzzo sopra la neve finta, vabbè. Per questo non è andata così, l'anno prossimo mi organizzo meglio. Vabbè, ma non funzionava questo mio pensare razionalmente. Voi sapete i problemi che ho avuto con la muffa in questa casa? Che ho dovuto ridipingere tutto, ho speso un sacco di soldi e vabbè. Il pensiero di mettermi dentro casa l'albero muffito per me era di malauspicio e di cattivo augurio, non riuscivo a farmene una ragione, non andava bene, questa cosa non andava bene. Brutto, secco e muffito, non era possibile. Quindi stamattina sono andata in vivaio, ho telefonato a un paio di vivai e poi sono andata in uno, che è quello dove ho preso questo albero. Che costava uno stonfo, esattamente come l'anno scorso, costava uno stonfo. E io sono riuscita ad averlo con 30 euro di sconto. E mi chiedo, ma costava 80, me l'hanno venduto a 50. Che cosa vuol dire? Che stavano tentando di fregarmi prima? O che in realtà, cosa significa esattamente? Dopodiché, su questo albero qua c'è scritto: allora, l'IKEA ha il programma zero emissioni. In pratica ti fanno un buono, tu lo restituisci, lo riporti a loro e lo smaltiscono loro. Questo ha questo certificato qua, si chiama Natalino, c'è scritto 100% italiano, 100% ecologico, il vero profumo del Natale. Io ho la speranza che sia coltivato bene, ecologico e bababà. Qui c'è scritto così, la tipa che me l'ha venduto mi dice viene dall'Austria e io. Ma come viene dall'Austria? Forse la specie viene da là, non mi è chiaro. Comunque, il nostro albero di Natale bellissimo, che vi farò vedere con più luce e più accuratezza in un altro momento. Io ho il mio profumo del Natale invece che il profumo di muffa in casa, anche perché sappiamo che io devo ancora fare le prove allergiche. No, non era possibile, io non riuscivo a rassegnarmi a questa cosa. E ieri però, cioè, come fai ad accorgertene? Era chiuso, cioè c'è la muffa nel tronco e nei rami. Non si vedeva la muffa, boh, non lo so, non lo so. Un po', forse io sono stata anche un po' vittima di quel procedimento di oh mio Dio, ce ne sono pochissimi, li stanno comprando, mi devo sbrigare, lo devo avere anch'io. Cosa farò con questi due alberi di Natale? Questa è la domanda. La risposta è che voglio restituire quello dell'IKEA. Ora però la mia macchina ha i problemi che ha e quindi questa cosa si può fare solo di mattina. Perché la sera fa buio troppo presto e non mi fido di guidare la macchina al buio. Quindi sto facendo l'azzardo di andare dall'IKEA due volte in pratica.
Il casino. Oh mio Dio! The struggle is real. Allora, io ho questo progetto, fatemi sapere come possiamo farlo, perché io lo voglio fare, cioè lo voglio fare. Secondo me è una cosa intelligente da fare. Ci sono le aree, ogni comune ha delle aree, non so, ci sono i terreni comunali, ha delle aree che potrebbero essere riboschificate, riforestate. Magari non è una foresta quella che sta lì, rinselvatichite, restituite alla natura con criterio, perché torniamo lì, piantare un albero austriaco nella pineta di Ostia, no, non va bene, no, a parte che muore perché si piglia il sole, cioè, ha bisogno di ombra, cioè, per crescere, a parte che non credo che sopravviva, ma comunque anche se dovesse sopravvivere non va bene per l'ecosistema in cui è inserito. Abbiamo storie, non spetta a me dirlo, ci sono esperti che fanno questo lavoro, storie di piantamenti a caso che hanno rovinato ecosistemi, quindi non si fa. Ma si può fare con criterio, invece, tipo terreni in Sardegna restituiti alla macchia mediterranea, perché so che in Sardegna c'è la macchia mediterranea, ma anche un po' più in montagna, boschi di castagni, per esempio. Insomma, ogni zona, la zona di mia madre, per esempio, c'è, non hanno molti castagni. Secondo me ogni comune dovrebbe usare i territori che non, i terreni che non usa per la restituzione alla natura, che è un progetto ambientalista, ecologista, disse quella che ha comprato due alberi di Natale. Per questo lo dico, perché sto trovando soluzioni utili per migliorare il mercato globale, va bene? E anche la salute del pianeta, non è anche il mio bisogno di avere l'albero di Natale. Cioè, prendiamo 3 o 4 piccioni con una fava sola, secondo me è la soluzione. Si fa un progetto, quelli che sanno fare il progetto, fanno il progetto di restituzione alla natura delle aree inutilizzate del comune. Ogni anno si stabilisce quante piante servono per quell'area lì, e ogni anno il comune vende, quindi si riboschifica, restituisce la natura con i soldi dei cittadini che comprano l'albero per farci la festa. Noi lo addobbiamo, ve lo restituiamo e voi lo piantate nelle zone da restituire alla natura. Questo mi rendo conto che significa che potrebbe capitare in alcune zone d'Italia di avere un albero di Natale che è un cespuglio di mirto. un oleandro no, perché l'oleandro non è, cioè, qual è l'ecosistema dell'oleandro in mezzo alle strade? Non credo in Italia che sia autoctono l'oleandro, è importato apposta in quei momenti di dissennatezza in cui abbiamo piantato cose a caso in posti a caso. Comunque potrebbe significare che sicuramente io non addobberei un abete austriaco, questo sicuramente no, ma io sono disposta a scendere a questo compromesso, sono disposta ad addobbare un ulivo, un pino marittimo, un cespuglio di mirto per Natale, sapendo che poi quel cespuglio, quell'albero, quel fusto che io sto tenendo un mese, ria, non di più, non fate gli alberi di Natale ad ottobre, please, non si fa così, cioè si fa il giorno dell'Immacolata, si disfa il giorno dopo l'Epifania, quindi lo teniamo poco dentro le nostre case con riscaldamento, lo curiamo bene e dopo un mese lo diamo di nuovo al comune che lo pianta per restituire alla natura quegli spazi inutilizzati del territorio comunale. Botanici, architetti del paesaggio, consiglieri comunali, scrivetemi, facciamo. Tra l'altro, perché non uniamo utile e dilettevole. Questa è la mia proposta, votatemi. Per
Però le grandi idee nascono quando c'è un problema. Quindi il problema, tu usi il cervellino per risolvere il problema. E qui abbiamo un sacco di problemi che possiamo risolvere, magari no, ma secondo me è una bella idea. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche suggerimento per rendere questo progetto concreto. Te l'immagini? Io potrei fare questo nella vita. Ho sbagliato tutto. No, però facciamola. Non si può, secondo me. Vabbè, niente, basta. La prossima settimana lo addobbiamo, perché chiaramente l'altro, che è ancora il cadavere, lo dobbiamo mettere in macchina e lo porteremo di nuovo all'IKEA lunedì, che è domani e dopodomani. Questa per contesto, perché i vlog arrivano con un ragguardevole ritardo rispetto alle cose che succedono. Invece i vlogmas sto cercando, cercherò, vorrei, mi piacerebbe, wow, chissà, di invece recapitarveli abbastanza per te, a dicembre almeno. Questa è la settimana di più libri più liberi, quindi io sto impazzendo, sono tutti giorni alla nuvola. Deve uscire una nuova puntata del podcast, sto impazzendo perché c'ho anche il convegno ancora da pubblicare, lo sapete benissimo, ci sono un sacco di cose in mezzo, quindi per oggi è tutto. Grazie per aver guardato, fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate, non giudicatemi male, ognuno ha le sue passioni, l'albero di Natale prescinde dalla religiosità della festa, dalla commercialità della festa, è un'esigenza del tutto di routine, di rispettare che le cose siano nel loro ordine, a posto dove devono stare. Perché anche se io capisco col cervello, cioè capisco razionalmente che potrei fare benissimo a meno dell'albero di Natale, non a livello emotivo questa cosa non è accettabile. E siccome io non vivo solo di cervello, nonostante le persone autistiche siano dipinte come esclusivamente iperrazionali, non è così, le cose dentro la mia interiorità devono stare in ordine. Però effettivamente è bellissimo, quindi sono soddisfatta. Ora devo pulire, quindi vi saluto. Noi ci vediamo la prossima volta per vedere come è andata a finire. E vabbè, chi mi segue su Instagram ha già visto l'albero. Però ci vediamo il giorno di Natale per farci gli auguri. Buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana stiate guardando questo video. Ricordatevi di prendervi cura di voi. E ciao!